Tanti temi legati al territorio abruzzese che sono stati l'oggetto dell'incontro tenutosi all'Hotel Miramare di Torino di Sangro, dove i candidati del partito Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali, Francesco Prospero e Carla Zinni, hanno incontrato il vice ministro degli affari esteri Edmondo Cirielli. Presenti numerosi cittadini, tra i quali il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso, e il senatore di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi. Edmondo Cirielli, vice ministro degli affari esteri. La formula per vincere queste elezioni? Beh, continuare per il percorso iniziato, fatto di equilibrio, moderazione, ma anche fatti concreti. Tante cose messe in campo, tante cose realizzate, che nei prossimi 5 anni, anche con il sostegno del governo di Giorgia Meloni, verranno rese concrete, visibili e che completeranno i successi già ottenuti. Loro sono ragazzi ma hanno un'esperienza di territorio nei loro paesi come amministratori importanti e quindi credo che loro sapranno dare in questo nuovo ruolo di rappresentanti nell'assemblea legislativa della regione la voce alle aree interne, la voce ai piccoli comuni. Francesco Prospero, candidato Fratelli d'Italia. Tanti gli argomenti trattati. Sì, tanti argomenti importanti, la sanità, la cultura, il turismo, le aree interne, l'agricoltura, tanti temi che devono essere trattati con la giusta e dovuta attenzione dal futuro governo regionale che opererà in continuità con quello attuale, che purtroppo ha ereditato una situazione disastrosa dal centro-sinistra. Il senatore Sigismondi è sempre presente sul nostro territorio e il viceministro Cirielli c'è sempre vicino, ci consente comunque di crescere, di avere un'interlocuzione diretta con il governo centrale ed è sempre pronto a risolvere le problematiche che riguardano il nostro territorio. Numerose le persone presenti, molti amministratori, molti amici, in un clima veramente cordiale e piacevole. Numerosi amministratori, una presenza numerosa di amici e simpatizzanti, ma soprattutto tanto entusiasmo in sala, e quello è il termometro giusto che ci fa capire che il governo Marsilio verrà riconfermato dagli elettori e speriamo che ci sarà un risultato importante anche per noi candidati.